salito, taglia il fiato e mi lascia qui a ridere dei miei lividi. Distratto e muto, il mondo lontano, prendere fiato a un passo dal vuoto. Sono così forti come le tue ali di cera, tu ci credi, a stento non mi fanno cadere. Ciao, io sono Gaetano Cirillo e in questo video cercherò di spiegarti non come si fa un mix, ma come io approccio ad un mix. E ho tagliato una buona parte di bassi semplicemente perché non sono essenziali per come è suonata la chitarra, cioè per il ruolo che svolge la chitarra nell'arrangiamento. E ho bustato anche sui medi perché secondo me tirava fuori quel naso giusto per consentire alla chitarra di avere quel suono caratteristico che bucasse nel mix e che non snaturasse però contemporaneamente l'idea originale del chitarrista. Quindi un taglio sui bassi fatto con un low shelf praticamente dai 200 Hz in giù, quest'altro punto non è utilizzato come puoi vedere a zero, e poi un boost sulla zona degli 800 Hz all'incirca, senza EQ, con l'EQ. Ovviamente ora sto ascoltando in solo, però è buona norma che quando tu vuoi andare a controllare se quello strumento interferisce con un altro strumento che svolge invece un ruolo prevalentemente sulla zona bassa dello spettro, appunto il basso, lo devi mettere assieme con la cassa, per esempio anche cassa, basso e chitarra, senza EQ. Tagliato. Ovviamente a prima vista la differenza, diciamo a un primo ascolto, la differenza può non sembrare fondamentale, cioè potevamo anche evitare. Tuttavia ti invito a riflettere sul fatto che se tu questa operazione la tralasci su una serie di strumenti, quelle frequenze basse in più che ti ritrovi, quindi sia sulla chitarra acustica, eventualmente su un loop, su una tastiera, si accumuleranno, quindi si sommeranno per andare a interferire col basso. Di conseguenza, se quella zona bassa non serve, cioè se io tagliando non altero molto il suono dello strumento, ma contemporaneamente appunto riesco a conservare, quindi a eliminare una zona che poi posso riservare a qualche altro strumento, questa è cosa buona. Ed ecco perché tu con un solo strumento lo senti poco l'effetto di aver tagliato il basso, ma poi cumulativamente questa operazione ti torna molto utile. Quindi tagliare tutto quello che non è essenziale in quel contesto per quel particolare strumento. Ovviamente in un disco di chitarra acustica solista non procederei mai con un taglio così evidente, perché lì in quel caso la chitarra acustica deve avere un suono naturale, il suo suono, non posso tagliarlo molto, ma qui, solito discorso, siamo in un mix affollato di strumenti e quindi dello strumento deve rimanere soltanto quello che serve effettivamente, cioè quello che non altera troppo lo strumento, ma che al tempo stesso favorisce gli altri strumenti ad inserirsi nel mix. Quindi oltre ad un equalizzatore, anche un compressore per smussare un po' i picchi, in particolare con un attacco molto veloce perché la chitarra acustica è uno strumento veloce, un RMS size praticamente a zero, cioè il compressore interviene subito sui picchi, attacca subito i picchi, senza, non conta il segnale medio ma proprio i picchi, appena vede un picco quindi lo schiaccia. Una release di 134 millisecondi che è un po' veloce per una chitarra acustica, tuttavia volevo tirare fuori appunto il release della corda subito dopo che il chitarrista l'ha plettrata e quindi ho messo una release abbastanza bassa, una ratio alta per creare un effetto di compressione appunto evidente. Proviamo ad ascoltare con e senza, adesso è con il compressore, senza. Come puoi vedere in questo caso si avvertono molto i picchi dell'arpeggio ma poco la sostanza, diciamo il release delle corde. Adesso col compressore. Puoi vedere la compressione è molto alta, una decina di dB, tuttavia l'effetto è piacevole, quindi lo teniamo. Senza compressore.
compressore. Altra cosa che ho utilizzato è un delay leggero e settato in modo particolare. Ria Delay ti consente di aggiungere una serie di tap, quindi ogni tap può avere una propria distanza di ripetizione dal segnale originale, un proprio panning, un proprio volume, un proprio filtraggio, un proprio feedback e così via. Quindi ogni volta che aggiungo un tap posso fare una... è come avere un delay una serie di delay a disposizione da pannare un po' dove si vuole, ai quali ad ogni ripetizione diciamo dare il suono che si vuole. In particolare qui ho utilizzato un primo tap in cui non ho messo né delay, cioè il segnale è in sync con l'originale, infatti sia la length musical, cioè espressa in ottavi, sia quella espressa in millisecondi sono a zero, quindi il segnale ripetuto è in sync con quello originale. Allora tu direi, allora perché l'hai messo? Perché poi ho chiuso tutto il dry, la mandata dry, quindi l'effetto, il segnale originale della chitarra, ho lasciato solo il wet, e quindi è come avere praticamente il dry. E questo l'ho fatto perché poi ho aggiunto un altro tap che dista, che ha una ripetizione che dista dal segnale originale di 18,5 millisecondi, pannata però a destra, mentre quest'altra è pannata a sinistra. Se utilizzavo il dry aggiungevo soltanto questo secondo delay, che poi è l'unico vero delay che c'è perché il primo è a zero, quindi è segnale originale, non avrei potuto utilizzare il panning sul segnale originale, mentre in questo caso ho utilizzato un panning di 0,5 a sinistra sul segnale originale e un panning di 0,7 a destra sul segnale ritardato di 18,5 millisecondi. Ma un delay così breve e soprattutto senza feedback, senza ripetizione, sì, questo effetto serve per creare una sorta di spazializzazione, distanza virtuale sull'effetto. Proviamo ad ascoltarlo. Come puoi sentire, è come se la chitarra arrivasse da sinistra ma avesse delle code anche da destra, proprio come in una tipica stanza, se il chitarrista si posiziona a sinistra e io mi metto ad ascoltare al centro e sento anche le riflessioni delle pareti che vengono dalla destra. In particolare questo succede perché il nostro orecchio percepisce sempre come più alto il segnale che arriva per primo e come più basso il segnale che arriva per secondo. I volumi, come puoi vedere, sono di poco dissimili, uno è a più 0,1 e l'altro è a meno 0,4, tuttavia noi percepiamo molto più forte il segnale di sinistra perché è quello che arriva prima, cioè è in sync col segnale originale che è stato tagliato fuori, quindi questo è il segnale originale. Mentre questo è il segnale ritardato di 18,5 millisecondi e ci sembra che arrivi appunto prima di tutto dopo e poi molto più basso dell'altro. Senza delay, molto centrale, la chitarra è molto morta, così ha una bella dimensione. Sentiamola all'interno del mix, con processing. Senza processing. Sentire molto morta nel mix, quindi col processing. Quindi in questo caso la chitarra acustica, ricordati, è pannata un po' a sinistra, te lo devi ricordare perché devi capire poi quali spazi hai già occupato e quali spazi potrai invece occupare con gli altri elementi del mix. Ok, andiamo a vedere ora invece i vari loop, diciamo tutta l'elettronica che c'è. La prima cosa che possiamo osservare è che c'è un Moog, un piano elettrico, che suona in particolare nel secondo verso, quindi nella seconda strofa. Il Moog invece suona un po' per tutto il pezzo. E poi abbiamo un loop. Loop che suona anch'esso, diciamo, quasi per tutto il pezzo. Andiamo ad ascoltare il Moog. Primo elemento. Senza processing. Una delle prime cose che dovrebbe a questo punto esserti chiara è che questo Moog ha troppi bassi. Ovvero, cerchiamo di vedere se tagliandone alcuni non perdiamo la sua funzione all'interno del mix, tuttavia guadagniamo in chiarezza sul basso, cioè lasciamo quella zona vuota e libera per far bucare di più il basso vero e proprio. Il taglio in particolare che ho fatto io è stato molto drastico perché a mio parere tutti questi bassi del Moog non servivano a nulla. Quello che serviva era invece la zona dei medi. Proviamo ad ascoltarlo con l'EQ.
Era questa la frase, in realtà, di vero interesse all'interno del contesto mix, senza EQ. Per quello c'è già il basso, non a caso se ascoltiamo assieme al basso, senza EQ, c'è un po' di confusione con l'EQ. Il basso esce tranquillamente. Tuttavia il Moog non perde il suo ruolo, cioè la frase è sempre in vista. Ovviamente io potevo solo tagliare perché ho boostato sui medi, perché questo boost in particolare fatto a 1300 Hz circa, quindi a un K3 di 12,4, quindi un boost molto evidente, con una banda molto stretta e quindi con un Q elevato, creava una risonanza che mi piaceva. Questo suono, diciamo, un po' wah, tolto, era troppo statico. Così mi piaceva di più. Ho tagliato inoltre fino a 500-600 Hz per fare spazio sia al basso ma anche alle chitarre che suoneranno comunque in questa zona, a tutti gli altri elementi, alle voci. Quindi se un elemento può essere tagliato, bisogna tagliarlo, ovviamente nel limite, nel rispetto della parte che ha lo strumento nel mix, posso riuscire appunto ad ottenere più spazio per gli altri strumenti se lo taglio, se ne taglio, diciamo, alcune frequenze. In particolare qui inoltre ho anche tagliato gli alti perché a mio parere non servivano a molto. Senza EQ. Rimetto gli alti. Come puoi sentire, c'è poco. I bassi. Questi disturbano il basso. Così il basso esce molto meglio e il Moog non perde la sua identità, o comunque acquista un colore che è comunque piacevole. Se tolgo il picco, riascoltiamo. È molto particolare questo effetto di campana. E quindi, diciamo, l'ho lasciato. Quindi questo ti ricorda che devi avere comunque quel margine di creatività, sentirti libero comunque di sperimentare anche all'interno del mix soluzioni, magari poco ortodosse, un boost di 12 dB con una campana stretta, ma che in certi casi appunto si rivelano vincenti o comunque caratterizzanti, e quindi quantomeno caratterizzano il tuo stile. Il secondo intervento che ho fatto è stata la compressione, per tenere su sia la frase sia le code. Il compressore fa proprio questo, comprimendo i picchi, fa in modo che dopo, quando alzo il volume, i picchi ritornano di nuovo allo stesso livello, cioè li ho compressi di 10 dB, quindi teoricamente posso alzare di nuovo di molto il Moog, perché tanto 10 dB li avevo tolti dai picchi, e contemporaneamente anche le parti basse mi saliranno di tanto, e quindi il livello rimane più costante. Stacco il compressore, come puoi vedere i picchi arrivano sempre più o meno a meno 12, guarda. Meno 16 in questo caso, meno 12. Rimettiamo il compressore. Siamo sempre lì, tuttavia guarda il livello percepito. È molto più alto. Anche qui un attacco abbastanza rapido, 0,7, tuttavia con un RMS leggermente più lungo per fare in modo che il pad, diciamo, non avesse un suono troppo compresso. Una release di 153 millisecondi abbastanza né lunga né breve per far venire fuori il giusto, diciamo, le code, e una ratio di 3,4. Ovviamente la chiave è sempre la sperimentazione, non esistono regole, ciò che suona bene è buono. Quindi questi sono settaggi di massima, però tu potresti trovarne anche di migliori.